primo maggio Taranto liberi e pensanti, cittadini e lavoratori, e siamo in compagnia di Francesco Di Bella che tra un po' salirà sul palco delle mura archeologiche appunto di Taranto. Ciao Francesco, che ci racconti di questo primo maggio a Taranto? Beh, molto emozionante, guarda, si percepisce che comunque siamo musicisti al servizio di un messaggio, quindi una volta tanto non dobbiamo lanciare noi attraverso la musica, le parole che scriviamo, no? Ma siamo di contorno, vuoi dire, a chi ha la possibilità di avere tanta gente a cui rivolgere, comunque, insomma, una serie di istanze importanti sul lavoro. In un giorno in cui c'è un focus importante su questa parola, su questo messaggio, e tutti probabilmente hanno le orecchie aperte, sono concentrati non soltanto sulla musica, sul ballo, sullo stare insieme, ma proprio sulla veicolazione di un messaggio molto importante per i giovani e non soltanto. Infatti anche stamattina c'è stato un incontro, appunto si batte qui a Taranto il chiodo sull'Ilva, perché giustamente i tarantini sanno di cosa stiamo parlando. Ed è importante appunto che la musica, come dice Francesco, lanci il suo messaggio a favore della salute dei cittadini. Ah sì, assolutamente importante, la città di Taranto è il simbolo, quindi è bellissimo vedere che convergono qui artisti da tutto il paese, da tutta Italia, quindi ancora una volta, voglio dire, la musica unisce, in particolare voglio dire qui al sud, in un posto, diciamo, in una città magari fuori dai circuiti discografici, un pochino, sì. Esatto, quindi dai grandi eventi, dai grandi concerti, quindi insomma è un messaggio molto più importante probabilmente. Assolutamente. Quindi, insomma, nasce in una maniera spontanea e quindi forse dove appunto insomma sta a significare che le cose che nascono dal basso sono probabilmente in questo momento storico quelle più importanti e significative, che probabilmente insomma a cui la gente ci tiene di più. Allora, da Taranto è tutto con Francesco, chi vuol live?